Presidente, intelligenza artificiale, ma non è che sul parco ritroveremo Ennio Flaiano, il grande Edoardo Tibboni? Ennio Flaiano, Edoardo Tibboni, chissà chi ci verrà a trovare. Una frase emblematica pronunciata dalla presidente dei premi Flaiano, Carla Tibboni: grazie all'intelligenza artificiale saliranno sul palco di Piazza Salotto per la serata conclusiva del 7 luglio Ennio Flaiano, l'ideatore dei premi Flaiano, Edoardo Tibboni e tutte le altre personalità che in vita si sono distinte per questo appuntamento culturale che compie 51 anni, lo sapremo in piazza e in diretta su Rete 8. Intanto oggi sono stati annunciati i vincitori del premio Flaiano di cinema, televisione, teatro e giornalismo dalla presidente Carla Tibboni. Ricordiamo che i premi internazionali anche per la 51esima edizione hanno avuto il conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica. E veniamo ad alcuni dei vincitori: premi sezione cinema, premio miglior regia Antonio Albanese 100 domeniche, premio miglior sceneggiatura Michele Riondino e Maurizio Braucci, Palazzina La F, premio migliore interpretazione maschile Michele Riondino, premio migliore interpretazione femminile Pilar Fogliatti, Romeo e Giulietta, premio internazionale Flaiano speciale Giovanna Mezzogiorno per il libro Ti racconto il mio cinema, edizioni Mondadori, premio internazionale Flaiano speciale Neri Marcore per la regia. Passiamo al teatro. Premio speciale miglior attore Paolo Rossi, premio migliore regia musical Chiara Noschese, premio internazionale Flaiano speciale Teresa Mannino, premio miglior attore Claudio Gioè, premio miglior attrice Miriam Leone, premio miglior programma PIF Caro Marziano e poi premio internazionale Flaiano speciale a Stefano Vicario per la regia di Sanremo. E lavoreremo con l'intelligenza artificiale, ci sarà una sorpresa che a noi ha commosso e spero che piacerà anche al pubblico. E poi ovviamente con il lavoro straordinario delle giurie sono stati individuati artisti che, tra le altre cose, Albanese, come Albanese, come Piff, come Riondino, hanno raccontato un'Italia diversa, non la solita Italia edulcorata. Main sponsor quest'anno il gruppo Toto Holding, Andrea Porchera, rapporti istituzionali. Sì, per noi è un onore sostenere una manifestazione che da oltre 50 anni promuove la cultura a livello nazionale, internazionale e porta in Abruzzo alcuni dei protagonisti più importanti del panorama attuale e futuro della cultura. Certamente non mancherà mai il sostegno anche in futuro da parte della Toto Holding a questa manifestazione che contribuisce a promuovere un territorio nel quale noi siamo fondamentalmente radicati e che amiamo.